Bentornati con la WISP Abruzzo Molise, bentornati con TV6 e con il nostro appuntamento settimanale a Pronti Partenza Via. Oggi abbiamo un ospite di eccezione perché è un ospite che appartiene a un mondo che è quello circense, ma è anche un mondo artistico, ma nello stesso tempo è anche un mondo sportivo. Infatti il nostro ospite è Ulisse Takimiri. Benvenuto Ulisse. Buonasera, buonasera a tutti. Bene, con te poi parleremo fra un pochino e nello stesso tempo, anzi, vi presento immediatamente l'ospite che abbiamo in collegamento, che è l'assessore al turismo e all'organizzazione eventi di Alba Adriatica, l'assessore Cicchetti. Benvenuto assessore Paolo Cicchetti. Grazie e buon pomeriggio a tutti. Grazie a lei, ci sente bene? Io qui la sento un po' basso. Io la sento benissimo. Perfetto, allora cominciamo subito. Sei il direttore artistico di una scuola, la scuola circense Takimiri. Che cosa significa scuola circense? Allora, ovviamente era già un sogno di mio papà, no? Il grande clown Takimiri, e noi siamo riusciti a fondare questa scuola. E siccome tramite anche il nostro ente siamo riusciti a coadiuvare, perché in realtà l'artista circense è anche un acrobata, un po' di tutto, un giocoliere, un virtuoso, e il CONI ha voluto proprio le arti circensi come una disciplina sportiva e si chiamano arti acrobatiche circensi, è una nuova disciplina che è entrata a far parte del mondo del CONI. Infatti anche noi praticamente da quest'anno siamo iscritti già alla WISP e facciamo parte del CONI come società sportiva. Quindi benissimo. Questo è, diciamo, la... Diciamo che questa è la novità per la quanto novità. Riguarda il vostro mondo. Esatto. Senta assessore, noi stiamo in un periodo particolarmente complicato, no? Ci troviamo nella fase 2 del Covid, eccetera. E per voi amministratori c'è una normativa nazionale che dice che appunto tutti i grandi eventi, le grandi manifestazioni, proprio per evitare episodi di assembramento e quindi di correre inutili rischi, non sono consentiti. Però poi sono state un pochino riaperte le maglie di queste, diciamo, di questa situazione. Ora il Circo Takimiri avrà un appuntamento e farà una fermata proprio da voi. Com'è stato gestire tutto l'aspetto relativo alla locazione, al rilascio dei permessi, insomma allo studio di fattibilità di questo evento? Beh, dunque, che la cosa sia complicata in generale non è una novità, ormai le difficoltà che ho io sono presenti in tutti i comuni, quindi bisogna un attimino decidere e vedere quello che si può fare, perché le cose, diciamo, già era complicato il mettere su tavolo un progetto di safety security e ci complicava organizzare degli eventi. Quest'anno con le difficoltà Covid, quindi si sono sono aumentate queste difficoltà e non le nego che è difficile riuscire a fare un cartellone eventi in piena libertà. Bisogna dare la priorità a quelle che sono le fasi organizzative per poi arrivare, diciamo, a poter scegliere degli eventi di livello che si possano reputare validi da presentare nel cartellone estivo. Questa cosa non mi è stata difficile decidere con l'amico Takimiri, perché Alba Adriatica ha un vecchio legame tradizionale con quella che è la famiglia Takimiri, quindi persone come me che sono cresciute già all'interno del Circo Takimiri, quindi per noi è stato un piacere enorme
poterlo ospitare quest'estate. Benissimo, sicuramente lo sarà anche per tutti coloro che andranno a vedere questo circo. Senti Ulisse, ma appena sei arrivato, ti abbiamo insomma un pochino ripreso perché ti abbiamo chiesto ma da dove arrivi, non ti sei neanche fatto la barba, come mai? Allora, questa è carina, questa è carina. Io sto facendo, stiamo portando in giro un nuovo spettacolo che è dedicato a mio papà, quindi ovviamente al grande clown Takimiri, con un circo fatto quasi tutto a mano, interamente in legno e dipinto a mano, in stile 1800, quindi è un circo storico, come appunto è storico il nostro circo. E in questo spettacolo ci sono vari personaggi. Io ovviamente farò il clown perché l'eredità di papà spetta a me, ma oltre il clown farò una parte un po' particolare di un gigolò francese, il ballo della marmita francese che è il tango à pache, dove c'è lo gigolò che balla, danza e fa acrobazie con la sua partner, che poi in questo caso è mia moglie anche nella vita, e faremo queste acrobazie dove mentre danziamo ci pigliamo a calci e pugni e io con la barba dovrei sembrare un po' più cattivo. Ah, quindi diciamo che è artistica anche questa barba, la facciamo crescere in attesa di fare artistica, questi. Sì, sì. Senta assessore, lei mi diceva che Alba Adriatica praticamente non solo non poteva non ospitare il circo con il quale ha un particolare legame di affetto e di amicizia, però forse avete anche una grande opportunità perché mi raccontava appunto Ulisse che avete uno spazio opportunamente dedicato da potergli assegnare, cioè che è ben delimitato eccetera. Questo tipo di spazio lo avevate concepito per gli eventi? Allora, le spiego, non è uno spazio concepito esclusivamente per gli eventi, tant'è vero che il nome è Bambinopoli Comunale, quindi è uno spazio concepito con dei giochi per ragazzi e c'è una piccola arena per qualche spettacolo. La fortuna qual è? Che riusciamo a supportare le norme anti-Covid in quanto riusciamo nell'accesso a poter essere precisi dal punto di vista numerico, quindi si evitano gli assembramenti perché poi dal di fuori non dà nessun motivo per rimanere lì in quanto lo spettacolo da lontano non è visibile, quindi avranno accesso alle persone che saranno autorizzate garantendo la distanza perché di spazio ce n'è e quindi si potrà lavorare e si potrà godere lo spettacolo in tutta sicurezza. Benissimo. Senti Ulisse, tu sei il papà della più nota, perché è vero che il circo Takimiri è un circo storico conosciutissimo, che il tuo papà appunto ha preso il nome Takimiri proprio per le sue acrobazie con la fune eccetera, poi è diventato il clown, cioè questo personaggio che è tanto caro, che tanto porta il sorriso anche nelle persone che insomma vivono dei momenti particolari, però tu sei il papà di Tresi, che noi abbiamo imparato a conoscere non solo come circense, ma soprattutto come attrice. Ci vuoi raccontare? Ovviamente Tresi, ovviamente Tresi farà parte del nostro spettacolo. Tresi ha fatto ben 18 film, quindi è molto conosciuta nel mondo cinematografico. Ovviamente è conosciuta con il suo vero nome, che è Tresi Taddei, perché appunto il nostro cognome è Taddei, perché in realtà Takimiri è il nome di mio papà, che vuol dire uomo della fune. Da lì è nato tutto. Ma come mai in giapponese? Mio padre faceva delle acrobazie su questa fune incredibili e una grossa truppa all'epoca, medaglia d'oro in Giappone, di nome Chiba Ogui, diede il nome a mio papà e gli diede questo nomignolo perché in giapponese Takimiri vuol dire uomo della fune. Da allora l'uomo della fune era Takimiri, il clown è diventato il clown Takimiri, il circo è diventato il circo Takimiri e quest'anno, è bello dirlo, sono 60 anni del circo Takimiri negli Abruzzi e nelle Marche. Infatti questo tour che noi faremo quest'estate è partito domenica scorsa da Marcelli di Numana e scenderemo lungo la costa fino ad arrivare a metà luglio in Abruzzo e sono 60 anni che mio papà ripercorreva questo tour ogni anno, no? Partendo dalle Marche e arrivando fino a Pescara, dove fra l'altro a Pescara mio papà è cittadino onorario.
Benissimo, quindi voi praticamente perpetrate nel tempo la Sì, tradizione, stiamo un non po' organizzandoci dimenticate. perché molti comuni ancora non ci hanno dato l'ok per queste normative Covid. Speriamo che in fase di tournée, anche perché è stata una tournée veramente volante, perché noi avevamo iniziato a organizzarla per tempo a gennaio, perché appunto erano i 60 anni del nostro circo. Poi il Covid ha bloccato tutto, quindi noi dal 25 febbraio eravamo fermi e i comuni non sapevano più cosa fare, uguale noi. E fino a che il 15 giugno è stato riaperto questa cosa, però è stata riaperta con delle normative assurde, incredibili e non facili da poter Soprattutto mettere in pratica, complicate. complicate. E quindi in questi pochi giorni, perché si immagina una tournée, ci vogliono 5-6 mesi per prepararla, noi la stiamo preparando in 15-20 giorni, è un lavoro sovrumano. Io tutte le mattine partiamo in 2-3 con le macchine, vari appuntamenti nei comuni, perché un comune non è un ufficio. Dopo che hai parlato con gli amministratori, c'è l'ufficio tecnico, c'è l'ufficio commercio, ci sono i Soprattutto vigili oggi con le urbani, norme ci sono. anti-Covid vanno anche presi gli E poi appuntamenti, non i è che vari si può appuntamenti, andare esatto, non è che tutte assolutamente. le mattine trovi l'impiegato addetto libero, devi Comunque avere non si può fare appuntamento. Quindi assembramento. sta diventando un lavoro veramente enorme. Quindi cogliamo anche l'occasione per dire Per agli amministratori di ringraziare. essere tutti così longevi come Alba Adriatica, che veramente ci Ma hanno sono dato una stati bella mano. soprattutto operativi, cioè sono stati soprattutto molto bravi. Velocissimi ed operativi. Benissimo. Senta, assessore, allora come stavamo ricordando, oggi con i nuovi protocolli di sicurezza è tutto molto più complicato. Immaginiamo che lo Sì. sia tantissimo per voi che dovete gestire la parte pubblica, ma allo stesso tempo dovete dare risposte anche entro un ragionevole tempo alla parte privata. Ma Alba Adriatica, oltre a questo evento che abbiamo assodato che ci sarà e abbiamo trovato e quindi avete trovato il modo di poter far sì che venisse realizzato, è riuscito a mettere in campo un calendario estivo? Questa era nota dolente, purtroppo no, nel senso che quelli che erano gli eventi tradizionali, i grandi eventi della città, tipo il Carnevale, la Notte Colorata dei Bambini, che sono eventi che tirano dentro migliaia di presenze, a malincuore abbiamo dovuto annullare tutto e darci un appuntamento al 2021. Per quest'anno quella che sarà, diciamo, la linea guida saranno degli eventi. Ecco, diciamo non meno importanti, ma più circoscritti. Dovremo quindi, in base a applicare quindi i protocolli, creare un'utenza meno numerosa. E quindi quella che è la mia idea è muoversi un po' a macchia di leopardo sul territorio, cercando di sfruttare le condizioni favorevoli e cercando di mettere su spettacoli di un certo livello che possano allietare, diciamo, la giornata di turisti e cittadini. E questa purtroppo è una scelta obbligata, quindi fare un calendario oggi rimane difficile perché non possiamo assolutamente prevedere quelli che saranno gli sviluppi anche di protocolli che possono arrivare in qualunque momento, quindi le cose potrebbero cambiare. Andare oggi a definire uno spettacolo, un evento con determinati canoni potrebbe essere veramente un peccato perché fra 10 giorni le cose potrebbero essere diverse e quindi andare a perdere un potenziale numero di utenti, sinceramente bisogna un attimino, ecco, ripensarci bene. Perché il nostro intendimento è fare sempre qualcosa di meglio, di più bello, di più, come Coinvolgente, possiamo insomma. dire. Prego. Coinvolgente. Più coinvolgente, ecco, la ringrazio perché mi ha dato il termine esatto. Vorremmo coinvolgere tutti, quindi abbracciare tutti quelli che sono i nostri turisti. E questo è un rammarico, però quest'anno va così, è inutile, bisogna darsi da fare più che guardarsi dietro, guardare in avanti. Beh, certo. Senti Ulisse, tu sei il figlio più piccolo di questa famiglia, ma sei anche un vulcano di idee. Intanto,
non siete solo circensi, perché oggi far parte del mondo del circo non significa più semplicemente occuparsi dello spettacolo circense, ma voi siete dei veri e propri artisti. Ora, tolto Tresi, che, di cui abbiamo già parlato, ha fatto 18 film, è stata presente in tante edizioni, miniserie anche sul piccolo schermo, Don Matteo, Medico in Famiglia, per anni, e cosa più importante, io direi, è l'unica attrice italiana nel cast di Titus, con Anthony Hopkins e Jessica Lange, due premi Oscar, in questo film dal premio Oscar Titus. Lei era l'unica italiana nel casting, quindi era una bella soddisfazione. Però io voglio anche ricordare, per esempio, il vostro lanciatore di coltelli, che ha preso parte a un film come La Grande Bellezza. La Grande Bellezza. Quindi voi siete in tanti. Ma abbiamo fatto anche altre puntate, altre trasmissioni, dove il nostro circo è stato, diciamo, il commissario Mannarra, che è una su Italia 1, è un'altra serie, molto fortunata, con molte, e una puntata si è svolta dentro il nostro circo, Don Matteo con Terence Hill, una puntata è stata girata dentro il nostro circo, con ma tutti noi protagonisti. Ma anche un videoclip è stato girato interamente, sì, dentro il vostro circo. Adesso l'ultimo è stato un po' particolare, perché è un videoclip di un grandissimo rapper, e questo videoclip sta facendo il giro del mondo. Questa canzone è cantata da Sciarra, che è questo rapper fortissimo in tutte le location, discoteche, eventi, villaggi, insieme a un personaggio un po' particolare, quindi che non ha proprio a che fare col mondo circense, che è Eva Engel, che attualmente è sempre, e diciamo che è l'ospite fisso a Canale 5 da Barbara D'Urso, e lei in comproprietà con questo Sciarra hanno cantato questa canzone nel nostro circo. Ed molto è uscita, l'hanno pubblicata. Ed è uscita e pubblicata a gennaio, dove dice poco il circo prima... Tachimiri. carina. No, quindi dico, voi siete presenti, perché noi siamo un pochino forse abituati o educati a pensare che il circo è il circo e basta. Noi, in realtà, voi siete artisti. Noi quest'anno abbiamo fatto parte dei grossi eventi come il Capodanno ad Abu Dhabi negli Emirati Arabi, con tutti i nostri artisti. Era presente appunto Tresi, che era lei la direttrice artistica di questo spettacolo. E al Casinò di Slovenia, La Perla, che è uno dei più bei casinò d'Europa, abbiamo organizzato i due eventi di due capodanni molto particolari. Quindi siamo un po' in giro per il mondo con delle nostre produzioni. E ora siete entrati anche come disciplina sportiva. Nel Ed ora siamo anche una disciplina sportiva, e finalmente il circo è stato riconosciuto, perché noi lo diciamo da sempre che uno dei più bei atleti è l'atleta del circo, perché noi curiamo il nostro corpo in tutte le maniere. Quindi fare sport all'interno del circo è molto importante, perché oltre a curare il fisico, noi curiamo la salute e la parte acrobatica. Quindi diciamo gli acrobati del circo sono degli atleti a tutti completi, gli effetti. Sono degli atleti, sì, completi. Assessore, le faccio un'ultima domanda. Come ha giustamente detto lei, è stato difficile, anzi non si è potuto fare un calendario estivo come si è soliti fare o si era soliti fare. E bisogna in un qualche modo cercare di reinventare qualcosa che possa comunque coinvolgere e attrarre sia la cittadinanza sia i turisti che arrivano. Può essere un modo, così glielo dico a mo' di provocazione, ma probabilmente è una cosa che già avete pensato e anche realizzato, può essere un modo anche di reinventare alcuni quartieri o alcuni rioni della città che probabilmente durante il periodo estivo sono meno frequentati, meno, diciamo, turistici? Assolutamente sì, perché è evidente che bisogna sfruttare gli spazi aperti, quindi cercare di decongestionare la zona turistica per eccellenza, che può essere il lungomare, cercare di portare intrattenimento e spettacolo nelle zone meno vivaci d'estate. E chiaramente anche qui stiamo lavorando al montaggio di un'arena particolare, e siamo in attesa di alcuni preventivi, perché poi i costi, come si dice, lievitano, però è nostra intenzione riuscire un po' a spostarci all'interno delle zone, come suggeriva lei, e la ringrazio per questa domanda, meno vive, diciamo, ecco. Va bene. Allora, Ulisse, un'ultima domanda, anzi due, velocissime, perché stiamo in chiusura, stiamo concludendo il tempo a nostra disposizione. Da quest'anno siete nel CONI affiliati WISP, e quindi è immaginabile, ipotizzabile anche una sorta di evento in competizione con altri circhi? Ah, una bella idea che mi hai lanciato, si potrebbe pensarci, perché
a livello, diciamo, di circo ci sono dei festival molto importanti e noi ne facciamo uno molto bello a settembre che si chiama Clown e Clown Festival, dove facciamo 60.000 persone ad ogni evento. E in questo festival c'è il premio Tachimiri che viene dato a uno dei giovani artisti più emergenti e più bravo. Però una cosa fra scuole, appunto, potrebbe essere molto originale, molto particolare, fare una competizione a livello sportivo fra scuole circensi. Quindi bisogna, visto che c'è anche un'associazione, c'è un'associazione di queste scuole, si potrebbe pensare di organizzarlo. Ma di dinamizzare un po' il circo e anche di fare, cominciare a far passare un messaggio diverso. Diverso, quindi ti ringrazio per l'input e sarà Senti, una continui ad organizzare le partite di calcio che sono tutte a scopo benefico, così come lo è la vendita del libro scritto dal tuo papà, perché poi voi supportate delle associazioni ONLUS, sì. Voi per i bambini che hanno delle malattie e il papà per i bambini vittime di pedofilia. Dal 1993 io ho fondato la Nazionale Calcio Circo, che organizza degli eventi di calcio a livello amatoriale contro Nazionale Cantanti, Nazionale Attori, Nazionale Piloti. Ho avuto il piacere di giocare con gente come Schumacher, come ancora il povero Ayrton Senna, abbiamo giocato contro tutti i cantanti, quindi da Gianni Morandi a Eros Ramazzotti a Ligabue e così via. E perché no? In questa cosa abbiamo aggiunto questa cosa del libro, che è stata scritta da una bravissima scrittrice, Romana Garanti, Questa vita di mio papà. Abbiamo pensato che la storia di mio papà doveva rimanere un po' per sempre, e questo libro ha già venduto 20.000 copie tra Marche e Abruzzi. Si chiama Un uomo, un clown, tante emozioni, un libro dove Sgarbi ha fatto una bellissima recensione, quindi lo ringraziamo per questa recensione. Questo libro ha venduto 20.000 copie, il ricavato è andato alla, posso dire il nome, all'associazione, sì, Cifa for Children, è una ONLUS che lotta per la pedofilia, contro la pedofilia nel mondo e per l'adozione dei bambini a distanza. Quindi l'assegno, appunto, è stato dato durante il Clown Festival a questa associazione. Perfetto. Del ricavato del nostro libro. Benissimo, mannaggia, il tempo è finito e quindi dobbiamo finito. Andare il libro è ancora online, però lo possiamo dire. Comprate il libro e comunque il circo non è solo spettacolo, il circo non è solo quel momento, è anche sport, attività e anche tanto volontariato, associazione. Chi vuole provare uno sport nuovo può provare a venire alla scuola. Ci sono le scuole circensi. Assessore, io le faccio, la saluto e la ringrazio per aver partecipato a questa nostra puntata. Le faccio gli auguri per questa stagione un po' particolare, quest'anno particolare, e un in bocca al lupo per quello che verrà, perché dal 2021 in poi speriamo che tutto possa riprendere meglio di prima. Io la ringrazio per l'opportunità che mi ha dato e auguro una buona stagione a tutti, e un saluto particolare ad Ulisse, ci vediamo presto. Grazie di nuovo, grazie Ulisse per grazie a lei e essere a tutti intervenuto. Gli ascoltatori, e diciamo l'ultima, venite a trovare il Circo Tachimiri ancora una volta tutti insieme sotto la magica tenda del circo. Perfetto, hai chiuso tu, va benissimo, io saluto gli amici che ci seguono da casa e vi lascio appuntamento alla prossima settimana. Via, pronti, partenza, via, si va per mari e monti, partenza, via, qui siamo tutti. Assessore, mi sente? Sì.